Come avete letto dal titolo, oggi vi presento dei prodotti smart che solitamente vengono sottovalutati per importanza, ma che diciamo possono fare la differenza per quanto riguarda la bolletta di fine mese. Stiamo parlando di prodotti che fino a poco tempo fa erano, come dicevo prima, dei prodotti marginali. Si pensava di sì acquistarne uno o due tanto per poterli avere nella gamma di prodotti da poter combinare con il nostro assistente vocale. Stiamo per affrontare un inverno, così almeno dicono, con degli aumenti energetici per quanto riguarda appunto la corrente veramente importanti, e quindi a tutti viene chiesto di fare dei sacrifici come al solito, ma tutti quanti stanno cercando di barcamenarsi per trovare delle soluzioni alternative per risparmiare. C'è chi si è buttato sul fotovoltaico ed è riuscito anche a mettere su nell'impianto, c'è chi è riuscito a fare un fotovoltaico diverso, che adesso ne sono usciti di vari modelli. Ma tornando al video, io vi voglio presentare sotto un'altra luce e farvi rivalutare le prese smart. Queste prese una volta venivano semplicemente collegate all'alimentazione, si collegava un elettrodomestico ad esse, si andava a fare la connessione con il modem di casa e poi venivano riconosciute dalla nostra assistente vocale e si poteva comandare l'accensione e lo spegnimento di questi prodotti. Attualmente il mondo delle prese smart si è evoluto, adesso c'è la possibilità anche di andare a verificare i consumi di corrente dei prodotti che sono ad essi collegati. Diciamo che questa cosa è un po' di tempo che c'è, ma non tutti lo sanno, quindi chiedo scusa a tutti quelli che già ormai conoscono le prese smart e le sfruttano al meglio. Bravi, fate veramente bene, ma mi rivolgo a quelle persone che magari neofite pensano che la presa smart serve solamente per poter accendere e spegnere la luce di casa. Ma non è così, si possono collegare ad essi tanti prodotti e c'è anche la possibilità, tramite l'applicazione proprietaria della presa o la più comune Smart Life, di andare a vedere, per le prese che lo consentono, come la nostra energia elettrica viene consumata nella nostra abitazione. Questo cosa ci favorisce? Favorisce il fatto che posso capire se ci sono dei picchi nella giornata, posso capire se magari delle lampadine di casa hanno un consumo troppo elevato e quindi andarmi a regolare di conseguenza. Adesso vi elencherò una serie di prese smart che ho trovato un po' qua un po' là, che hanno una serie di caratteristiche. Diciamo che dalla presa asciugo normale, dagli adattatori normali, quello che differisce è la dimensione. Naturalmente sono un po' più ingombranti, semplicemente perché all'interno c'è anche il wifi che serve per potersi collegare e poter comandare queste prese smart. Altra funzione di queste prese smart e altra funzione che hanno delle applicazioni, ad esempio Smart Life o anche la Tapu, è quella di poter accendere randomicamente, sistemando le prese smart in determinati punti strategici della casa, far accendere e spegnere randomicamente le luci in modo tale da simulare la presenza sempre di qualcuno in casa. Questo potrebbe aiutare a dissuadere eventuali malintenzionati. Adesso vi presento un elenco di prese con le loro caratteristiche principali e poi magari ve ne metto qualcuna qui sotto in descrizione. Se volete potete cliccarci sopra e così facendo potete contribuire anche alla crescita del canale. Una presa davvero eccezionale, perché l'ho anche testata, è la Tapu P110 della TP-Link. Questa presa ha le funzioni basi di accensione e spegnimento e dovrebbe avere anche qualcosa di randomico per poter accendere e spegnere le luci in casa. Regge un carico massimo di 3680 watt e 16 ampere. Altra caratteristica di questa presa, c'è la possibilità di poter programmare settimanalmente l'accensione e lo spegnimento di tutti gli elettrodomestici che voi volete collegarci. Un ampliamento delle funzioni che vi dicevo prima. Quindi, se voi andate via una settimana in vacanza, avete la possibilità di poter programmare senza dover ogni volta entrare nell'applicazione o dare il comando vocale alla nostra assistente per poter accendere e spegnere e ricordarsi di darli soprattutto a determinati orari. Un altro modello con dimensioni un po' più ridotte è l'Antela F1S202. Questa è una di quelle che ha la possibilità di avere un quadro completo in tempo reale dei consumi della presa, in modo tale che voi possiate andare a verificare i consumi della stessa in qualsiasi momento e capire se c'è qualcosa che non va o comunque se ci sono dei consumi anomali per quanto riguarda quell'elettrodomestico.
Ci sono poi degli altri modelli della Zeiss, se non ricordo male, che integrano anche un display sulla parte superiore, in modo tale da non dover andare nell'app e avere direttamente i dati che ci servono sul display. Un altro modello ancora, Tao Coco Smart Plug. È una presa che ha all'interno un sensore che rileva la temperatura. Quando c'è un innalzamento della temperatura, arrivando a determinati gradi, stacca direttamente la corrente. Questo fa sì che non si bruci la presa. Riassumendo quello che vi ho detto finora, ho letto un pochettino in giro su siti che si occupano di consumi, tipo Altro Consumo, poi ce ne sono tanti altri che vanno un po' più nello specifico. Utilizzando al meglio una presa smart si può risparmiare fino a un 20% sui consumi della corrente. Naturalmente tutte queste valutazioni hanno molte variabili, in base a che cosa ci collego, in base alle fasce orarie della giornata, insomma bisogna comunque studiarci un attimino dietro. Però coloro che sono riusciti a mettere in atto queste modalità di risparmio sono riusciti ad ottenere una diminuzione della bolletta della corrente. Insomma, augurandovi di entrare in questo mondo delle prese smart, che fino a poco tempo fa non era tanto visto di buon occhio perché sembrava un accessorio abbastanza inutile, spero che riusciate a risparmiare anche voi sulle prossime bollette della luce, in modo tale che qualche soldino ci rimane in tasca e se ne possa fare un altro uso. Ragazzi, vi lascio qui sotto, come dicevo prima, il link in descrizione di qualche presa smart che magari trovo anche in offerta o comunque che ho testato o che comunque mi sembrano quelle che più hanno caratteristiche che vi possono aiutare. Vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e perché no lasciare anche un mi piace in modo tale da sostenere il canale. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!